Ci troviamo sulle Dolomiti e questo è l'ambiente ideale di un rettile molto affascinante, il marasso. Questo magnifico rettile è un marasso, il cui nome scientifico è Vipera berus. È una delle 5 specie di vipere presenti in Italia e vive nel nord della nostra penisola, in particolar modo sulle Alpi. Infatti qui ci troviamo sulle Dolomiti. Questo serpente abita principalmente i pascoli montani, intervallati da rocce o tronchi secchi. Durante le ore più calde del giorno questo serpente si ripara dal sole cocente sotto pietre o altri nascondigli. Nelle prime ore del mattino invece si espone ai raggi solari, come gran parte dei rettili fanno. Questa azione in termini tecnici viene indicata con il termine basking. E in questo periodo di tempo in cui il serpente è esposto ai raggi solari, ne ricava da questi l'energia sufficiente per affrontare il resto della giornata. Date le sue piccole dimensioni, si nutre di prede relativamente piccole, come ad esempio i roditori o lucertole. Le vipere sono serpenti velenosi. Infatti hanno i due denti posti sull'arcata superiore, cavi al loro interno e mobili. In questo modo la vipera, appostata e mimetizzata tra il fogliame, attende che una preda gli passi davanti. Dopodiché, con uno scatto rapido, inietta il veleno all'interno della preda. La preda fuggirà e la vipera la lascerà andare. Poi ne seguirà le tracce odorose captate dall'organo di Jacobson. Dopodiché la ingoierà intera. La colorazione di questo serpente è tendenzialmente grigia o marroncina, con questa caratteristica macchia zigzag sul dorso. Il ventre invece, come possiamo notare, ha una colorazione completamente nera. Le squame di questo serpente sono carenate, ovvero ruvide, come quelle dell'anatrice. Per imparare a riconoscere le vipere dai serpenti innocui, come i colubri, bisogna far riferimento a dei semplici parametri, come ad esempio la forma della testa, che nelle vipere è triangolare e nettamente distinta dal resto del corpo. La coda, inoltre, non si assottiglia in modo graduale come nei colubri, bensì è poco distinta dal resto del corpo. Inoltre, la caratteristica che ci fa certamente capire che non ci troviamo di fronte a un serpente velenoso è la pupilla. La pupilla, infatti, nelle vipere è ellittica in posizione verticale. Elemento caratterizzante di questa specie, invece, è il colore rossastro dell'occhio. Il dimorfismo sessuale nella vipera non è molto evidente, a meno che non si fa riferimento alla colorazione dell'esemplare. Infatti i maschi hanno una colorazione più marcata, mentre le femmine hanno una colorazione più uniforme e più sbiadita, diciamo. Questo esemplare è un maschio. Ora è arrivato il momento di liberarla, anche perché non vorrei stressarla troppo. Vi ricordo comunque che questi serpenti, seppur velenosi, non sono molto aggressivi. Infatti, se non disturbati e osservati in natura, preferiscono sempre la fuga.